assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, oggi a Busto Arsizio, in occasione della giornata del verde pulito, ha visitato il nuovo centro di abuso. Che impressione è? Una impressione molto positiva. Noi abbiamo finanziato nella regione questi e tanti altri centri del riuso, che sono uno strumento concreto per evitare che quello che è ancora un valore e può essere riutilizzato, anche proprio perché qualcuno lo vuole, lo desidera, magari pagando un prezzo simbolico, come avviene qui a Busto, per mantenere poi i costi del centro, eviti di entrare a diventare invece un rifiuto. Questa è proprio la prima cosa che dobbiamo fare, riutilizzare tutto quello che può essere riutilizzato. Dopodiché i rifiuti dobbiamo riciclarli in modo tale che tutto ciò che ha ancora un valore come materia prima e seconda, possa essere nuovamente reimmesso nella prospettiva dell'economia circolare nel circuito produttivo. In Lombardia lo facciamo per oltre l'80% dei rifiuti delle attività produttive e per il 63% dei rifiuti urbani. Quindi il primo destino dei rifiuti in Lombardia, che è un modello virtuoso, è il riciclo. Ma quello che non può essere riciclato, che cosa ne possiamo fare? O lo mettiamo in una discarica o lo usiamo come combustibile alternativo per produrre energia e calore. I termovalorizzatori in Lombardia servono perché quel 22% dei rifiuti urbani come primo destino, quindi il 5% dopo i trattamenti di recupero, diventi combustibile al posto del gas e del petrolio che produce energia e calore nel termovalorizzatore. In discarica ormai in Lombardia non va più, la discarica è praticamente a conferimento 0,002 dei rifiuti urbani. Questo è il principale risultato che abbiamo ottenuto. Però c'è ancora una cosa da fare, ed è il contributo che può dare la sensibilità di ognuno di noi. Questi boschi che sono ripuliti dai volontari oggi non si sono sporcati da soli, qualcuno ha buttato ciò che non doveva stare nel bosco qui dentro, e siamo a meno di 500 metri dal centro di raccolta, dove possono essere conferiti gratuitamente in modo da favorire un recupero ordinato. Tutti questi sacchi sono solo un piccolo esempio delle tonnellate che verranno raccolte oggi da migliaia di volontari in tutta la Lombardia. Ho cominciato a Carnago stamattina, adesso a Busto Arsizio, adesso andrò nel sud della provincia di Milano per visitare altre 5 realtà che stanno facendo questo lavoro. È l'emblema del fatto che dobbiamo ancora crescere, che la consapevolezza dell'importanza dei temi ambientali non è ancora sufficientemente matura, ma se non curiamo l'ambiente non saremo in grado di garantire un futuro sano ed equilibrato a noi e a chi verrà dopo. Non lontano da qui c'è l'impianto ex Accam, ora in Italia. Abbiamo visto che anche stamattina è venuto anche qualche attivista anti-inceneritore. Che cosa mi ha detto? Recentemente la regione ha lasciato una mozione del Movimento 5 Stelle per spegnere l'inceneritore. Noi abbiamo un rapporto dialettico ma amichevole anche con i comitati, di grande rispetto, seppure molte vivaci nei toni, come è giusto che sia. Io sono convinto, come dicevo prima, che i termovalorizzatori sono necessari, ma anche e soprattutto che sono sicuri, perché oggi noi controlliamo 2000 parametri ogni 5 secondi nei camini di ogni termovalorizzatore lombardo, con un meccanismo automatico che manda i dati ad Arma e che ha la capacità di bloccare l'impianto non appena i valori vanno sopra soglia, ma i valori sono tutti sotto soglia. Per esempio per le diossine sono un millesimo, qualche millesimo dei limiti, per questo la salute non ha motivi di preoccupazione. Tutte le indagini epidemiologiche che abbiamo fatto lo confermano. I inceneritori contribuiscono all'inquinamento complessivo nel nostro territorio per circa l'1%, il problema è il 99% rimanente, non l'1%, e le emissioni appunto sono tutte sotto soglia e quindi non producono incrementi rilevabili né nei ricoveri e anche per quelli sulle malattie respiratorie, tantomeno per la mortalità. Non dobbiamo diffondere paure, abbiamo bisogno di una gestione razionale e efficace, in Lombardia ce l'abbiamo e io credo che sia meglio usare i rifiuti che non possiamo riciclare come combustibile al posto del gas e del petrolio e non metterli in un buco.